Ciao ragazzi, sono appena tornato dalla Lidl dove ho comprato un nuovo attrezzo. Dov'è? Ah, qua. Un nuovo attrezzo che in realtà Lidl ha messo in vendita da un paio di anni, però lo ripropone periodicamente perché ha avuto un gran successo di vendite. Se lo hai riconosciuto vuol dire che già ce l'hai, se non lo hai riconosciuto ti consiglio di guardare questa recensione perché probabilmente poi te ne innamorerai. Abitatore elettrico batteria con diversi accessori. Vai con la recensione. Oltre alla recensione vi dirò alla fine se questo abitatore della Parkside riuscirà a mandare in pensione il mio vecchio e fidato Bosch X. Diamo una rapida occhiata alle caratteristiche stampate sul retro della confezione. Allora, l'avvitatore è il Pass 4CA, ha quattro accessori per diversi utilizzi: l'accessorio per la regolazione della coppia, l'accessorio eccentrico per utilizzo vicino ai bordi, l'accessorio angolare per i punti difficilmente raggiungibili e l'accessorio per il taglio di materiali morbidi come cartone, tessuti, cuoio e altri materiali flessibili. Oltre a questi accessori troviamo i 26 bit da 25 mm, i 2 bit da 50 mm che sono un po' più lunghi e una prolunga per i bit. Porta bit magnetico, blocco automatico del mandrino e luci da lavoro per illuminare la zona, indicatore LED che ci indicano il senso di rotazione e la carica della batteria, impugnatore antiscivolo e caricatore di tipo C. Ha una batteria da 4V 1500 mAh, una coppia massima di 5 Nm e a vuoto fa 200 giri al minuto. Ok, apriamo l'insieme. Estraiamo la valigetta. Come al solito la valigetta si presenta abbastanza bene. Vediamo subito che è ben curata, con le chiusure in metallo, abbastanza affidabile, una bella maniglia. Apriamo. Aspetta che c'è la fascettina di sicurezza. Scopriamo insieme il contenuto. All'interno troviamo manuale di istruzioni in un suo alloggiamento, così non possiamo perderlo. Il protagonista della recensione, questo avvitatore a batteria, i 4 accessori, i 26 bit e l'alimentatore. Troviamo anche, oltre ai 26 bit da 25 mm come lunghezza, troviamo 2 da 50 mm e la prolunga. L'avvitatore si presenta con una finitura molto gradevole sia alla vista, grazie a questo logo in rilievo, l'insert in gomma, e sia al tatto. La gomma consente appunto di avere un'impugnatura molto comoda e salda. La forma rende l'avvitatore molto gradevole come impugnatura, è abbastanza naturale ed ergonomica. Vediamo il tasto rosso per l'avviamento, il tasto per il senso di rotazione e il blocco centrale che, premendo, fa accendere solo le luci. Troviamo quindi queste lucine che si accendono contestualmente alla rotazione del portabit per illuminare la zona interessata dal nostro intervento. Tre LED che ci indicano il senso di rotazione e il LED centrale che ci avvisa quando la batteria è scarica, quando è in carica e quando è carico. Troviamo l'alimentatore per caricare una batteria interna da 4V e 1500 mAh. Finalmente abbandoniamo la cavetteria proprietaria e utilizziamo uno standard che ci consente di trovare facilmente il sostituto qualora noi dovessimo perdere o rompere questo cavetto. Quindi abbiamo USB, USB di tipo C, come ormai si usa in tutti gli smartphone e in tutti i dispositivi. Troviamo l'accessorio per la regolazione della coppia, come se fosse un mandrino regolabile, poi vediamo come si montano. Troviamo l'accessorio eccentrico, l'accessorio che consente di utilizzare l'avvitatore a 90 gradi rispetto alla vite che dobbiamo avvitare o svitare, e l'accessorio che serve a tagliare carta, cartone, cuoio, pelle, tessuti. Vediamo come si montano gli accessori. Si rimuove questa copertura in gomma. Ogni accessorio vediamo che ha queste due zone evidenziate con un tratteggio e la freccia che vanno premute per inserirlo all'interno dell'alloggiamento. Quindi noi premiamo e spingiamo.
operazione inversa per estrarlo. Gli accessori possono essere messi in qualsiasi posizione in base a quello che dobbiamo fare. L'accessorio all'interno è femmina, il maschio è il portabit, quindi se non dovesse entrare basta far ruotare leggermente il portabit e subito troviamo la posizione giusta. Il portabit è magnetico, così da non rischiare di perdere gli inserti o i bit quando lavoriamo sotto sopra o in spazi angusti, così come magnetica è la prolunga. Proviamo ora l'accessorio per il taglio del cartone o dei tessuti eccetera. Togliamo la copertura in gomma, installiamo l'accessorio. Proviamo intanto un taglio leggero, un cartoncino, aspetta, senza in avanti. Naturalmente il taglio qui è molto facile, anche non è molto pulito, ma il taglio è netto. Proviamo a raddoppiare lo spessore, lo stesso cartoncino a raddoppiare lo spessore. Triplichiamo lo spessore. Si sente che si sforza, lo continua a tagliare tranquillamente. Nel caso in cui si dovesse bloccare, possiamo tornare indietro e sfilarlo. Il taglio è sempre netto, non è pulitissimo, ma è riuscito a tagliare questo spessore qua. Proviamo a tagliare ora questa plastica. Taglia tranquillamente, ma si sforza, però taglia. E abbiamo tagliato in un senso perpendicolare alle venature. Se tagliamo con il senso delle venature, sicuramente il taglio è facilitato. Esatto, anche se c'è sempre un punto in cui si incastra, superato quel punto taglia tranquillamente. Naturalmente la batteria è come uscita dalla confezione, non l'ho ancora ricaricato. Proviamo ad avvitare delle viti 4x40 autofilettanti in questo pezzettino di legno, prima senza il riduttore di coppia e poi col riduttore di coppia. Non ho fatto nessun invito, vediamo come si comporta. Posto, facciamo lo stesso lavoro montando il riduttore di coppia, vediamo la differenza. Allora, regoliamola al minimo in base a questa freccia. Ok, è intervenuto come se fosse una dinamometrica. Aumentiamo la coppia, mettiamola al massimo. Andiamo a lavorare su una moto. Possiamo vedere l'utilità del riduttore di coppia di serraggio, per esempio quando dobbiamo avvitare il bullone per stringere una carenatura, così non rischiamo di romperla. Inizialmente andiamo a svitare e ora andiamo ad avvitare. Perfetto, così non ho rotto la carenatura, che in questo caso è una carenatura in lavorazione in vetroresina, ma anche se fosse stata in ABS l'avrei salvata con il riduttore di coppia. Faccio vedere ora l'utilità dell'accessorio a 90 gradi. Facciamo finta di voler svitare questa vite. Non saprei come andarci, non c'è lo spazio perché mi sbatte sulla ruota da dentro. Non ci riesco ad andare, non entra. Cambiamo l'accessorio montato, proviamolo subito, vediamo se riesco a farvelo vedere. Così ho stretto, vi faccio vedere il punto molto stretto dove sto avvitando.
Molto utile. Vi faccio vedere ora l'utilità dell'eccentrico. Consideriamo di voler svitare questo bullone con chiave esagonale in questa, vicino a, questa, a questo telaio, non consideratelo perché comunque è un telaio di lavorazione. Non riusciamo, vediamo il senso, stiamo avvitando, non riusciamo a metterci in una condizione tale da svitarlo. Andiamo a montare l'eccentrico. Montato, andiamo a vedere, senso di rotazione in avanti, noi dobbiamo svitare, guardate, anche se comunque lavora non dritto, ma già mi consente di svitare ed avvitare. Questa è l'utilità dell'eccentrico. Ora un piccolo test per quanto riguarda la coppia di serraggio. Prendiamo in considerazione questo bullone con chiave esagonale da 5. Impostiamo con questa dinamo metrica una coppia di serraggio di 4 e 5. Quindi partiamo 0. Aspetta, mettiamo a fuoco. 0, mettiamo 4 e 5. Stringiamo a 4 e 5. Quando sento lo scatto, ok, ha fatto lo scatto. Dovrei a questo punto essere in grado di svitare con l'avvitatore che ha la coppia di 5 Nm. Proviamo. Abbiamo svitato. Riavvitiamo con l'avvitatore che avvita 5 Nm. E a questo punto con la dinamometrica preimpostata a 4,5 dovrei sentire lo scatto prima di svitare. Ok, scatto fatto. Saliamo a 5 Nm. Svita. È un test che lascia il tempo che trova, ma dà un'indicazione abbastanza attendibile sulla realtà dei 5 Nm dichiarati da casa, Parkside. Allora ragazzi, abbiamo finito la recensione, non mi resta che consigliarvi questo avvitatore della Parkside, nonostante sia destinato a un utilizzo hobbistico, abbiamo visto che si presta anche ad utilizzi più gravosi come quello che può essere smontare e montare, avvitare e svitare bulloni di una moto o di una macchina. Certo, non lo utilizzerò per stringere definitivamente i bulloni, per esempio, di una testa, ma non mi farò sfuggire l'occasione di avvitare ed appuntare velocemente tutti i bulloni per poi stringerli con una dinamometrica in base alle coppie di serraggio previste dal manuale tecnico d'officina. Ritornando invece alla sfida iniziale, riuscirà l'avvitatore Parkside a mandare in pensione il vecchio Bosch Ixo? Sostanzialmente i due prodotti si equivalgono. Abbiamo una batteria da 3.6 volt sull'Ixo e da 4 volt sul Parkside, 180 giri al minuto, 200 giri al minuto. Se prendiamo i due avvitatori, devo dire che quasi si equivalgono. Il Parkside è leggermente superiore per la batteria, per il numero di giri, per il fatto di avere due LED molto molto luminosi sulla parte frontale, mentre quello del Bosch a malapena riesce a illuminare la vite o il bullone che sta andando a svitare. Devo dire che il Parkside è un gradino superiore al Bosch Ixo di vecchia generazione. Parliamo di un Bosch Ixo di oltre 5 anni fa. Se poi consideriamo che il Parkside è completo con tutti gli accessori che ci consentono il riduttore di coppia, il lavoro a 90 gradi e l'eccentrico, la sfida è decisamente vinta dal Parkside. Se questa recensione ti è piaciuta, ti ha colmato i tuoi dubbi sull'acquisto dell'avvitatore Parkside o se te ne ha fatto innamorare, metti un like ed iscriviti al canale. Ciao!